Tutto pronto, sguardo a Palmieri, via, partiti per questo match. Subito Vicenza in possesso di palla con Luca Barlocco, Gerardi. Sale Brusca Gin, occhio ancora Van de Putte, poi ancora Brusca Gin che avanza, poi il cross in aria di testa Radu, liberare momentaneamente l'area. Poi ancora il tentativo di cross, adesso sul secondo palo, Giacomelli, attenzione, Reina, gran parata, distinto con deviazione. La difesa biancoceleste ci ha provato Giacomelli, Reina si è superato, tanto Grandi espone ancora la sua barriera, fischia l'arbitro, va a Luis Alberto, pallone che si infrange sulla barriera, poi ancora scodellata verso Luis Felipe, ancora per Luis Alberto e Caicedo, pallone avanti, Luis Alberto veniva da dietro, Caicedo invece era davanti, secondo l'assistente Drina Beggiato. Aspetta il pallone Bizzotto, poi ancora Luis Alberto, Caicedo, ancora Luis Alberto, largo verso Lazzari, attenzione, area di rigore, Lazzari, gran parata di Grandi, pallone sopra la traversa, Lazzari, Vicentino, vicino al gol, alla Nerossi Vicenza, ancora il belga, si accentra, cerca un uomo libero, aspetta il passaggio Gori, poi Giacomelli, dalle parti di Scoppa, laterale Brusca Gin, il cross in area, attenzione al tentativo di Gori, che ha anticipato tutti e davanti alla porta di Reina. Sbaglia tutto, mette il pallone alto sopra la traversa. Allontana con il sinistro, Kin prolunga, Caicedo, occhio perché il Vicenza è completamente scoperto. Metà campo libera, occhio a Correa che è partito. Ancora il Tucu, larghissimo c'è Lazzari che è velocissimo, eccolo qua, palla per Lazzari, ancora Lazzari! Vantaggio biancoceleste, Manuel Lazzari al 13° del primo tempo. Lazio che va al vantaggio, tutto pronto per la battuta di questo calcio piazzato, fischia l'arbitro, si allontana Barlocco, va Giacomelli sul secondo palo, di testa arriva il gol del Vicenza. Vediamo un po', probabilmente proprio Gerardi è andato a mettere dentro il pallone, con gli scarpini gialli è svettato, per quanto riguarda i colori biancocelesti, poi intanto un rimpallo pericoloso, Luis Felipe. Poi c'è ancora un recupero palla della formazione vicentina. Giacomelli, il cross sul secondo palo, è liberissimo, Van de Putte, che spara e mette il pallone addirittura in fallo laterale. Palla per Caicedo, di testa invece Bizzotto, quindi Meggiorini, scoppa, palla verso Gori, attenzione, palla che finisce nel sacco, forse un fallo di Gori per l'arbitro, no, e allora Vicenza in vantaggio al 25° minuto di gioco nel corso di 4 minuti prima Gerardi e adesso Gori ribaltano la situazione, il gol di Lazzari è stato completamente annullato, in 6 giocatori della Lazio, rientra intanto Van de Putte a toccare il pallone Kin, Luis Alberto che è Scalante, carica al destro e Scalante, Grandi, una gran parata da parte del portiere del Vicenza. Controllo dello spagnolo. Uscita per l'ex Deportivo La Corugna. Ancora Luis Alberto. Largo come prima per Lazzari che può andare in area di rigore. Ancora Lazzari. Dentro verso Caicedo. E palo clamoroso del Panteron biancoceleste. Con Brusca Gin che allontana. Occhio a Barlocco però che si avvicina. Cerca di trovare una soluzione. Giacomelli palla sul secondo palo. Di testa allontanato Radu. Vicenza che rimane là però. Giacomelli, quindi di testa Cinelli, ancora Giacomelli, aspetta il pallone in area, intanto Gori di testa, ci ha provato, non lui, ma l'inserimento era stato di Meggiorini, pallone sopra la traversa di Reina, ma c'è Luis Felipe, adesso distanze un pochino errate per il Vicenza, ancora palla lunga, Bizzotto, occhio, Caicedo finisce a terra, calcio di rigore e Bizzotto protesta da capitano con l'arbitro Palmieri, Caicedo per l'ennesima volta a terra, calcio di rigore per la Lazio. Va Luis Alberto, 2-2, zona centrale, Grandi infatti si rammarica, si è spostato e la palla beffarda è entrata dentro, concede la rimessa alla Lazio. 45esimo che si completa adesso, è il recupero, ha visto il cronometro l'arbitro Palmieri. Palla per Reina e allora finisce qui il primo tempo senza recupero. 2-2 fra Lazio e Vicenza. Impegno contro un'altra formazione di Serie B e poi presumibile amichevole anche settimana successiva con un avversario da definire. Tanto via, partiti per questa ripresa. Il match di campionato di qualche tempo fa, tanto Luis Alberto va verso l'area di rigore del Vicenza. Luis Alberto verso Caicedo che carica al sinistro. Caicedo bloccato all'ultimo.
e Luis Felipe sul punto di, della barriera. Occhio anche a Radu, si ferma, ma Luis Alberto, una grandissima giocata, 3-2 Lazio con Luis Alberto che ha colto l'incrocio dei pali alla sinistra di Pizzignacco. Pallone per Beruatto, il cross dalle parti del secondo palo, Parolo prolunga, Tronchin, ancora lui, ancora Tronchin, occhio, e palla che va a sfiorare l'incrocio dei pali con Reina che ha visto arrivare questa traversone veramente insidiosissimo, ma c'è ancora Lukaku, Luis Alberto, Johnny, sempre Johnny, Lukaku, possibilità per Luis Alberto ancora di poter agire, Johnny, attenzione, area di rigore, Johnny verso Luis Alberto, ancora Luis Alberto, cercato il tiro sul secondo palo, Pizzignacco, e già Van Anderson preferisce accontentarsi del calcio d'angolo. Tanto palla lunga, attenzione all'inserimento ancora di Guerra che ha cercato poi il tiro in porta, Reina non ha particolari problemi, avanti poi lancio lungo verso Akpak Pro, attenzione Pizzignacco è fuori dai pali, ancora Akpak Pro, poi gran palla verso Giovan Anderson, area di rigore, Giovan Anderson, Pizzignacco si è saltato con grande sicurezza, gran palla per Lukaku sul versante di sinistra. Deve però attendere l'arrivo di Bastos, finisce qui il match, siamo al 90esimo e allora non vuole concedere nulla l'arbitro Palmieri di Conegliano, finisce con una vittoria, l'ha preciso un biancoceleste qui ed Oronzo Dicadore, 3-2 importante della Lazio sul Vicenza.